In collaborazione con Fiat Auto Francia, a Torino, da 50 anni accanto a voi. Ben ritrovati amici di Motor Week, la location è quanto mai esclusiva. Siamo alla Terrazza Martini di Pessione per la premiazione finale del Memory Fornaca 2018. Sei appuntamenti in giro per l'Italia parlando di auto storiche. Andiamo a conoscere i protagonisti. La location è la piacevole eleganza offerta dalla Terrazza Martini di Pessione. L'occasione esclusiva è quella della cerimonia di premiazione del Memory Fornaca 2018. Giunta alla sua settima edizione, la serie promossa dagli amici di Nino e articolata su sei appuntamenti riservati alle vetture storiche, ha raggiunto una consolidata maturità. Sei le gare valide, con l'appuntamento finale a Chieri, città dove ha vissuto a lungo l'indimenticabile uomo di sport a cui è dedicato questo trofeo. Proprio la grande corsa di Chieri, che ormai da anni costituisce l'appuntamento più atteso, ha raggiunto nel 2019 la promozione come finale della serie di zona. Alla presenza del sindaco di Chieri, Claudio Martano, di Neide Dos Santos, moglie dell'indimenticabile Nino Fornaca, e di numerose autorità amministrative e sportive, si è tenuta l'ormai consueta premiazione della stagione 2018. Il trofeo Memory Fornaca è stato vinto da Luchi e Fabrizia Pons a bordo della Lancia Delta Integrale, i quali hanno preceduto la Porsche 911 di Alberto Salvini e Davide Tagliaferri. Mentre al terzo posto assoluto, con un'altra vettura della casa di Stoccarda, hanno concluso Roberto Rimoldi e Luigi Cavagnetto.
Mentre scorrono le immagini dell'edizione 2018 della Grande Corsa, vi raccontiamo che nelle classi vittoria per la Fiat Abarth 124 di Bruno Graglia e Roberto Barbero, nella categoria riservata alle vetture con una cilindrata di 2000 cm3. Fra le 1006 nella classe oltre, successo per Antonio Parisi e Giuseppe D'Angelo sulla Porsche, mentre fra le 1006 tradizionali ha primeggiato Luca Delle Coste su una Fiat Ritmo. Fra le 1003, successo per Nicola Salin e Paolo Protta a bordo della Lancia Fulvia, i quali hanno preceduto Graziano Espen e Anna Canale, anche loro su una Lancia, e Luigi Capsoni e Lucia Zambiasi sull'Alpine Renault. Bruno Perrone si è aggiudicato la categoria riservata alle 1150. Molto interessante la sfida fra le A112, che ha visto prevalere Raffaele Scalabrin e Davide Marcolin. Nella classifica del trofeo Rally di zona, successo per Davide Negri e Roberto Coppa a bordo della Porsche. Nel femminile, vittoria incontrastata per Fabrizia Pons. Anche nel 2018 il Memory Fornaca ha consegnato il premio giornalistico, che è andato alla collega Clara Vercelli. Clara Vercelli vince il premio giornalistico del Memory Fornaca 2018. Allora Clara, dopo tanti anni di carriera, magari tanti premi, questo ha un sapore particolare, un pochino più automobilistico, ne hai già ricevuti tu? Automobilistici no, questo è il primo, hai ragione, ha un sapore particolare perché l'associazione alla quale poi è stata devoluta la somma di 500 euro è un'associazione che ha incontrato il Memory Fornaca all'interno della trasmissione che conduco con il collega Vladimiro Tallini su Motori TV, e questo mi ha fatto grande piacere. L'automobilismo in Piemonte, abbiamo bisogno di, non dico farlo rinascere, ma mediaticamente sì. Come tante altre discipline purtroppo, perché è vero, pensiamo sempre troppo al calcio e sosteniamo poco altre discipline che poi peraltro insomma, portano campioni in tutto il mondo e rappresentano il Piemonte veramente in ogni dove. E noi nel nostro piccolo cerchiamo di farlo con le nostre trasmissioni dedicate proprio al mondo dei motori, ma continuiamo a sostenere. Buon lavoro e complimenti. Grazie, complimenti a tutti voi. Grazie mille. All'Autofrancia. Carissimi amici, benvenuti all'appuntamento con Autofrancia. Vi ricordo l'indirizzo Corso Francia 341 a Torino. Qui troverete tutta la gamma Fiat in pronta consegna e oltre 400 autovetture d'occasione, aziendali e chilometri zero, con dei prezzi che vi garantisco sono davvero imbattibili, come questa super offerta che abbiamo dedicato per voi su questa Fiat Tipo 5 porte, 1416 valvole, 95 cavalli, la versione lounge, quindi siamo al top della Tipo, con un prezzo strepitoso, solo 13.900 euro, ma solo 5 a vostra disposizione. Vi ricordo l'indirizzo Corso Francia 341 a Torino. Ci siamo 7 giorni su 7, anche il sabato e la domenica. Vi aspettiamo! In collaborazione con Fiat Auto Francia, a Torino, da 50 anni accanto a voi.